a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non era previsto questo video, questa sorta di pazza per la spesa. Questa prima parte la registro stasera, che è lunedì. La seconda parte ve la registrerò domani, che è martedì, e il giorno che uscirà praticamente il video. Non era previsto, ma devo assolutamente farvi vedere questa cosa che secondo me è fantastica. Vi lascerò qui in sovraimpressione adesso il nome dell'app e ve la faccio vedere un pochettino com'è dentro e vi spiego un attimino com'è. Allora, per prima cosa, quando si apre bisogna mettere la città dove si vive e poi vedere, impostare anche quanto tempo, quanto largo deve essere il raggio in cui vogliamo spostarci. Io ho messo Torino e ho messo entro 10 km e come vedete ci sono tantissimi negozi e vanno in base a tipo prima che sia troppo tardi, quindi che stanno per scadere, oppure in base a se vuoi alimentari, oppure se sono disponibili a cena, oppure se sono supermercati. Ce ne sono tantissimi, per esempio, nella zona di Torino. Queste qua sono quelle che sono, cioè, sempre lì. Io avendo impostato Torino, avendo messo Torino, ti dice tutte quelle che. Scusate, è arrivata una notifica mentre registravo. Ti fa vedere bene tutte quelle che ci sono, pronte al ritiro anche. Queste qui sono quelle che ho scelto io per oggi. Cioè sono quelle che ho, diciamo, vicino. Oggi. Ah no, sì. E poi qua si possono andare. Si va. Si possono vedere anche gli ordini che si sono fatti, quelli in corso e quelli passati. E come vedete, questi qua c'è Pizza Go Go di Panorama, l'avevo già usato anche altre 2 volte, e poi c'è anche Carrefour che ho preso ieri. Allora, dentro queste box, volevo farvi vedere quello che troviamo noi. Ho le box, sono a sorpresa. Dentro ogni box non ci sarà per forza la stessa roba, anzi variano molto. Questa qui secondo me è una cosa buona, anche dipende da dove le prendete. Come avete visto, ci sono vari negozi qui, non tantissimi, però magari dove abitate voi ce ne sono di più. Io ne ho prese 3 a 3,99 euro. Quindi per diciamo 11,57 euro adesso andiamo a vedere tutto quello che troviamo dentro queste box. C'è questo scatolo, quello lì che vi faccio vedere arriva fino lì, e poi queste due scatoline. Quindi iniziamo subito e vediamo che cosa troviamo dentro queste box. È tutta cibo quello che ho preso io, perché le ho prese al Carrefour Express. La prima cosa che mi hanno date sono state queste chiacchiere della marca La Sorgente senza olio di palma. Volevo specificare che non è una collaborazione, ma queste cose sono state comprate direttamente da noi. 250 grammi. Stavo guardando se magari c'era una data di scadenza, ma a parte briciole che vagano, non leggo niente io, quindi. I bambini sono contenti e via. Adesso vediamo in questa prima box, che è la più piccola, che cosa c'è dentro. Dove sono le forbici? Se sentite dei rumori sono i bambini che stanno guardando gli anime. Allora, giusto perché volevo andare a comprare frutta e verdura. Dunque, non l'ho mai visto. qua c'è cavolfiore, che è un pochettino bacato, però basta levare le baccature e va benissimo. E poi ce n'è un altro. Perché qua c'è la rosa e il deserto? Perché c'è anche rosa. Poi c'è della salsiccia.
Poi un fondo di lardo. Non c'è scritto niente. Il fegato. Non lo mangiamo. E qui c'è un pezzo di carne che non so che cosa sia. Per la felicità di Giorgia, una Monster. Poi un altro culo, un culo di prosciutto. Ah, poi delle verdure miste da minestrone. Allora non la bevi ormai. Poi questo fondo, penso di prosciutto crudo, dei peperoni un pochettino ammaccati, cioè ci sono un po' ammaccati, però basta levare quel pezzo e vanno bene. E poi dei fiorentini, hamburger di pollo e tacchino con scadenza il 9 marzo, quindi questi vanno dritti in freezer e pam! Ce ne sono tre. Adesso apriamo una box grande. Questa box piccola la diamo da portare via in cucina, così poi mettiamo via tutto. Quel pezzo di carne sarebbe bello sapere che cos'è. Sì. Ma non è figa. Adesso vediamo in questa qui più grande. Chissà cosa ci sarà. Allora, altri hamburger giganti fiorentini. Poi un culo di, non lo so, una salsa di noci, questa è senza glutine, Gabriele. Poi un culo di un altro affettato, un culo di un altro affettato, pollo diavoletto. Questo qui è in scadenza proprio oggi, quindi ce ne sono due. Dobbiamo mangiare. Ce ne sono due. Per la felicità di alcuni bambini ci sono cioccolatini, tarantini e caramelle. Poi della zucca cubetti bio. Sì. Oh, bene. E poi c'è, vi faccio vedere, un sacchetto, c'è scritto buone feste, di pane. Aspettate perché, ok, tutto questo per 11,57 euro. Più che altro c'è tanti culi di affettati, ecco, insomma, non è che... Però c'è anche una salsa di noci per Gabriele. Ma cosa ne sai? L'hai mai assaggiata? Andiamo a prenderci la pasta. E quindi direi che va bene. Anche la carne comunque, già quella costa comunque, guardate qua, c'era il prezzo. Era scontato del 33%, costava comunque 4,08 euro, quindi, e l'altro quasi a 4 euro, quindi sugli 8 euro già solamente questi due polletti. Poi ci sono gli hamburger che costavano 1 euro l'uno, ce ne sono 5, quindi sono 5 euro, quindi già solamente pollo e hamburger arrivano a quello che abbiamo speso. Quindi questa prima parte di video finisce qui e questo è quello che abbiamo trovato voi nella box, di cui sono, nelle box di cui sono soddisfatta, devo essere proprio sincera, sono soddisfatta. L'avevo già usata Panorama d'Alessandria per prendere la pizza, anche lì ero rimasta molto soddisfatta, però appunto la pizza, invece qui comunque ci sono varie cose e adesso poi
vi faccio vedere perché così vedete lo scatolone e vedremo cosa ci andremo a fare nei giorni a venire. E adesso io vado a mettere a posto tutto E e andiamo adesso, a mangiare. parlando di app, sempre, passiamo a quella del Lidl, che ormai penso che conoscete tutti, però nel caso qualcuno non la conoscesse ancora, guardiamo com'è fatta. E a me ovviamente mi dà il Lidl più vicino a me, che è quello di Acqui Terme, e come vedete si presenta così, c'è la sezione coupon dove ci sono tutti i coupon disponibili e ci dice anche quanti giorni mancano alla scadenza. E poi ci sono le offerte, che sono offerte riservate a chi praticamente ha fatto la carta Lidl. Come vedete c'è tipo mix grattugiato fresco, funghi trifolati, petto di pollo, noci del Brasile, shampoo. E sia i coupon che le offerte sono valide per più prodotti, non solamente per uno. Basta praticamente andare nella sezione, nel coupon che ci interessa, attivarlo. Quando faremo vedere poi la carta, questa qui, alla cassa, che c'è un lettore apposta, ci leggerà direttamente gli sconti che noi abbiamo attivato. C'è anche la sezione volantini dove possiamo trovare i volantini attivi e poi la sezione scontrini, che praticamente ci fa vedere la cronologia di tutti gli scontrini che noi abbiamo fatto da quando abbiamo scaricato l'applicazione. E è molto interessante perché fa vedere il riepilogo di tutto quello che abbiamo comprato, dello sconto che abbiamo ottenuto, che è scritto in azzurrino, e del valore degli sconti totale. Questo è il primo scontrino dove avevo risparmiato 15,20 euro. Ma adesso vi faccio vedere e sotto vi vengono anche elencati tutti i coupon riscattati. Ma adesso vi faccio vedere lo scontrino, l'ultimo, quello dove ho risparmiato veramente tantissimo e ho risparmiato il valore degli sconti a 50,15 euro, che non è poco, cioè io questa spesa avrei dovuto pagarla 200 euro, su per giù 193, e invece l'ho pagata 143. Non è tantissimo, ma non è neanche poco. Anche qui vedete ci sono i coupon che ho riscattato e quindi secondo me è un'ottima cosa per risparmiare. Anche al Lidl io qui almeno ad Acqui Terme trovo le cose al 50%. Ma questo video non finisce qui. Ho ordinato altre due box e quindi adesso le andiamo ad aprire insieme. Allora, eccoci con una nuova box. Ho aspettato a pubblicare il video perché ho prenotato altre due box oggi, che è martedì. Una di nuovo dal Carrefour Express e una da un negozio di Acqui Terme che si chiama Alparosa e praticamente c'è scritto Bistro Gourmet, tipo una pasta fresca, una cosa così. Comunque, al Carrefour Express ci hanno dato due confezioni di queste mezzelune di magro del pastificio Novella che scade oggi e noi la andiamo a mettere nel Frigo, freezer. frigo. Poi qui c'è un panino, un pezzo di pane. Dove andano via? Poi due torroni che sono senza glutine e sono della Pernigotti. Poi Quante bugie? Bugie, così i bambini sono Altri contenti. torroni. Per te, Gabriele, c'è tanto torrone. Io non sono un Ce torrone. non posso mangiare tanto qua. Lei non mi ne piace. sono altri tre. Poi c'è un sacchettino di prezzemolo e delle pere. Giusto, giusto perché siamo senza frutta. Benissimo. Adesso invece andiamo a vedere in quest'altra, nel sacchetto della pasta fresca. Allora, c'è un primo sacchettino e dentro c'è Cos'è? una frittata, un pezzo di frittata, una frittata. Qua ho preso due box, eh. Poi qui c'è un altro sacchettino e dentro ci sono dei ravioli. Wow. Poi, in quest'altro sacchettino
altri ravioli. Aspettate, non riesco a tirarlo fuori. E in quest'altro sacchettino altri ravioli. Sì, sono buoni. Perché il vero raviolo è buono anche da crudo. E poi un sacchetto, un barattolino. Adesso vediamo cosa. Forse è un budino. Ah no, uno sformatino di verdura. Bene. Comunque i ravioli costano, quindi va bene. E questo è tutto quello che ho trovato nelle box. E fatemi sapere se conoscevate già quest'app, se voi nella vostra città la utilizzate, se iniziate ad utilizzarla o la scaricate, che cosa trovate. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!